età di 15-16 anni, bruna, vestita di bianco, è bellissima. Vedo anche Gesù nel periodo della Quaresima. Natuzza aveva sospettato che quel bambino che giocava con lei e i suoi fratelli fosse Gesù, ma racconterà più tardi ai padri spirituali di non aver capito subito che quella ragazza bellissima che le appariva fosse la Madonna. Incontri che saranno luce e forza, origine di ogni gesto in una vita semplice e straordinaria, offerta con amore incondizionato, pur nella sofferenza, al Signore. Natuzza Evolo, in un'infanzia di stenti e obbedienza, in quel paese della Calabria, con il padre lontano e tanti fratelli da accudire, a soli 5 anni ebbe le prime inspiegabili visioni. E quando a 8 ricevette il sacramento dell'Eucarestia, la bocca le si riempì di sangue. Fu il primo segno delle sofferenze mistiche che si sarebbero manifestate sul suo corpo. Stimmate, sudorazioni ematiche, fenomeni di bilocazione, visione dei defunti e l'angelo custode lo vedeva, gli parlava, lui le consigliava di rispondere a lei analfabeta in lingue straniere, di diagnosticare malattie con una terminologia medica che non poteva appartenerle. Ma è durante la settimana santa che Natuzza riviveva sul suo corpo la passione del Signore. Cadeva in una specie di estasi e le stimmate, a contatto di bende o fazzoletti, si trasformavano in testi di preghiere, ostie, corone di spine, cuori. La questione fu sottoposta all'attenzione dei medici e dal vescovado di Mileto fu inviata la documentazione a padre Gemelli, che consigliò per Natuzza l'isolamento in un ospedale psichiatrico. Mesi più tardi uscì di là, si sposò con Pasquale Nicolace, ebbe 5 figli, le manifestazioni del sacro continuarono e Natuzza riuscì a combinare la vita di moglie e madre con l'intensa sfera mistica. Io coincido sempre quello che devo fare per la famiglia e quello che devo fare per la gente. È il Signore che mi aiuta. Sapeva che la sua missione era dare accoglienza e conforto. Riceveva centinaia di persone ogni giorno, potenti e poveri, religiosi e laici. In molti hanno testimoniato di aver ricevuto il miracolo, grazie a Natuzza, donna di speranza oltre il dolore, che sapeva insegnare ad amare. Sogno un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia. Questo non lo faccio io, ma lo fa il Signore. A 10 anni dalla morte è stata avviata la causa di beatificazione per la mistica di Paravati, paesino della Calabria, divenuto città della fede e della carità.